Benvenuti all'appuntamento qui a Radio Alfa con noi la Regione. Un saluto, ben ritrovati da Pino D'Elia e un ben ritrovato al consigliere regionale della Campania Donato Pica. Buongiorno consigliere. Buongiorno a voi. Affrontiamo una tematica molto attuale, molto delicata, che merita la massima attenzione. La vicenda dei rifiuti, quelli interrati in alcune zone della Campania, la terra dei fuochi, ma c'è una situazione di allarme, diciamo, più generale, perché i consumatori sono preoccupati per quello che mangiamo. Allora, che dire rispetto a questa situazione? Come rappresentante del territorio a livello regionale, come state affrontando la vicenda? Si è già tenuta una commissione specifica su questo argomento con l'intervento dell'assessore all'agricoltura Nunes e chiaramente anche alla presenza di organizzazioni e associazioni del settore. C'è un allarme, come si diceva, generalizzato sulla opportunità di utilizzare, diciamo, prodotti in special modo dell'agroalimentare che provengono da territori potenzialmente inquinati, quindi con gravi rischi per la salute. Sì. Questo sta determinando delle conseguenze sicuramente di carattere economico per le aziende che operano nel settore, però credo che noi ci dobbiamo preoccupare anche dell'aspetto più direttamente sociale e anche della necessità di conservare, di preservare la salute dei nostri concittadini. Per cui io credo che le azioni messe in campo sino a questo momento siano ancora molto deboli, indipendentemente dalla terra dei fuochi, che ha una sua criticità evidente che risale storicamente ad alcuni anni fa, la Regione, a mio giudizio, deve pensare ad un piano complessivo, sì, intanto di monitoraggio, ma anche di informazione, di prevenzione che riguardi l'intero territorio. Sì, perché ecco, diciamo, risorse specifiche, insomma. Al di là della vicenda Terra dei Fuochi, che insomma ha dei confini ben precisi, questo bisogna dirlo, però insomma dei segnali, diciamo, negativi arrivano anche da altri territori, nel senso che in passato la presenza di discariche non ben controllate in alcuni territori hanno fatto salire l'allerta per le malattie tumorali. Quindi c'è chi chiede: facciamo verifiche anche sugli altri territori, è vero consigliere? Ma appunto, io dicevo che il piano deve riguardare l'intero territorio, perché c'è un'incidenza preoccupante delle malattie tumorali, evidentemente vi sono fonti di inquinamento anche nell'aria, nelle falde acquifere, magari a causa di impianti che sono presenti in vicinanza delle abitazioni. Quindi io riprenderei questo argomento che è stato già trattato e porterei avanti, insomma, alcune iniziative che all'epoca vennero anche discusse in riunioni di sindaci e rappresentanti istituzionali. Cioè bisogna immediatamente costituire un tavolo e definire una strategia insieme alle aziende sanitarie locali, all'ARPAC, al CNR e all'Università degli Studi di Salerno. Cioè sono soggetti che possono mettere a disposizione delle professionalità significative e quindi poi su questo andare a campione ad effettuare dei controlli e dei prelievi. Questa è un'attività che sicuramente non può essere tralasciata, anche per dare qualche messaggio, diciamo, di incoraggiamento e di fiducia alle popolazioni che giustamente sono preoccupate. Infatti, controlli sul campo con poi riferimento dei dati acquisiti alla popolazione, insomma, in modo che tutto sia chiaro. No, ci sono anche degli istituti regionali che già operano in questo settore, però credo che sia giunto il momento anche di confrontarsi con chi il territorio lo vive quotidianamente. Quindi è inutile dire noi abbiamo dei dati, però se ci sono questi dati che vengano fuori si stabilisca insieme la strategia da portare avanti. Benissimo, su questo problema torneremo sicuramente nelle prossime puntate di Noi alla Regione. Intanto grazie al consigliere regionale Donato Pica, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.